Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi farò un video molto molto speciale, sarà il primo video dove ricreo un make-up in base ai sondaggi che vi ho fatto su Instagram subito dopo aver fatto l'unboxing di tutti questi prodotti. Avevo ricevuto un po' di tempo fa questa bag enorme con un sacco di prodotti al suo interno, quindi facciamo subito l'unboxing così vi parlo dei prodotti e poi li testiamo sulla mia faccina. È la prima volta che provo con voi i prodotti make-up Shiseido, questa è una nuova collezione, ci sono anche i pennelli che fanno parte sempre della nuova collezione. Come vedrete di seguito, Shiseido ha lanciato 4 texture particolari. Queste texture si dividono in powders, gels, inks e dews. Shiseido ha voluto rilanciare la linea make-up in questo 2018, infatti l'ha fatto in grande stile secondo me, mi sono guardata sia i prodotti sul sito sia dei video tutorial che ci sono proprio sul sito, sono qualcosa di pauroso, io che sono amante anche della fotografia e dei video, sono fatti veramente molto molto bene e hanno questo design super minimal, veramente essenziale ma allo stesso tempo di stile. È bello capire anche il concept che ci sta dietro a questo nuovo lancio di Shiseido Makeup. Si parla di texture perché in questa collezione loro vogliono far provare al cliente che acquista Shiseido Makeup, secondo me è un'esperienza sensoriale diversa dagli altri marchi, perché alla fine 4 texture in tutta la linea che si diversificano tra prodotti labbra, viso, occhi, eccetera, eccetera. Loro definiscono queste 4 texture visible, feels, invisible, ossia tutte e 4 le texture sono molto leggere ma allo stesso tempo long lasting e super performanti. Partiamo con questi qua, vado ad aprirveli. Intanto il pack esterno è fatto così, la scatolina è fatta in questo modo. Prima di iniziare volevo ringraziare Shiseido per tutto questo invidio, insomma, per questi prodotti, sono veramente contenta ed è grazie a loro che io posso oggi fare questo video e farvi vedere i prodotti. Infatti questo video è in collaborazione e sponsorizzato da loro. Questo qua è il Visionary Gel Lipstick, infatti fa parte della Texture Gels, quindi andiamo ad aprirlo. La cosa bellissima che non mi aspettavo per niente è che all'interno troviamo il rossetto qua dentro, lusso puro. Questo è il rossetto, il packaging esterno è fatto in questo modo e all'apertura troviamo il lipstick fatto così. Questa qua è la colorazione 218 Volcanic. Volevo farvi vedere lo swatch e la texture, cioè guardate con che facilità io l'ho applicato e quanto è pigmentato, morbido, facile da stendere e brillante, il colore è così come lo vedete. Poi abbiamo la colorazione Streaming Mauve, la 208, ed è un malva bellissimo, questo è tra i miei preferiti, infatti nel sondaggio speravo davvero sceglieste questo, guardate quanto è bello. Poi c'è questo, il 228 Metropolis, che è un marrone, anche questo è uno dei miei preferiti, guardate, cioè, da quanto cercavo un marroncino così, anche un po' più scuro, ma questo è bellissimo, un po' più portabile, ecco, io sono un po' più darkettona ultimamente con questi capelli, però questo qua è fantastico. Vi faccio vedere anche il 215 Future Shock, questo è un po' più audace per gli amanti del viola, infatti è un bellissimo viola caldo, bellissimo. Poi abbiamo il 204 Scarlet Rush, anche questo è un color mattone però un po' più marroncino rispetto all'altro rosso. Poi abbiamo il 222 Ginza Red, questo è un altro rosso molto simile agli altri, però è un po' più portabile, cioè meno acceso come vedete. Poi abbiamo Pink Flash 214, che è un fucsia, che qua è abbastanza portabile perché è un color carne, non so se in video rende abbastanza, ma dal vivo ve lo giuro è meno acceso di quanto sembri. Sempre nelle texture gels troviamo anche questo gloss qua, questo si chiama Crystal Gel Gloss, guardate quanto è bello il pack di questo gloss, mi piace tantissimo la forma che ha e il fatto che sia trasparente e si apre in questo modo, con l'applicatore voi andate a schiacciare la parte del tubetto e uscirà il vostro gloss. Passiamo adesso alla texture inks. Per questa texture ci sono questi qua che sono i Micro Liner Ink e qua abbiamo lo 03 che è un Plum e lo 04 Navy, super super scrivente. Con questo potete andare a fare l'eyeliner, metterla all'interno dell'occhio, andare a creare delle linee grafiche sugli occhi. La Navy è un blu petrolio che trovo veramente bellissimo. La cosa particolare di queste è che una volta asciugate rimangono lì, cioè veramente non si spostano, non colano
e secondo me potrebbero diventare le vostre migliori amiche se avete problemi di lacrimazione facile o se avete la palpebra che suda parecchio, queste rimangono lì. Poi abbiamo l'Imperial Lash Mascara. Questo è il mascara, stesso packaging, veramente super lussuoso, e questo è lo scovolino. Mi piace tantissimo il fatto che non sia enorme, io odio gli scovolini enormi perché mi vado a macchiare sempre. È lunga tenuta, allungante, crea volume e definizione alle ciglia, quindi non le va ad appiccicare tutte quante ma le districa bene bene bene. Ovviamente hanno pensato anche alle sopracciglia. In questa collezione troviamo la Brow Ink Trio, la numero 03 Deep Brown, che è perfetta per le mie sopracciglia. La cosa particolare di questa è che non trovate solo la mina. Al centro troviamo quest'altro applicatore invece, che vi aiuterà a riempire ulteriormente le sopracciglia, perché al suo interno c'è una specie di polvere che va proprio a, a rendere un po' più piene le vostre sopracciglia, a uniformare il tutto. A questo lato invece troviamo anche lo scovolino per andare a pettinarle. Poi mi hanno mandato l'Arch Liner Ink. Questo qua invece è una stilo per creare la vostra linea di eyeliner. Guardate che bella la punta, è leggermente inclinata con una puntina in feltro veramente veramente sottile e corta. In questo modo, se andate a schiacciare troppo, non va a spostarsi. Colore pieno, super nero, rimane leggermente lucidino ma non troppo, cioè una via di mezzo tra l'opaco e il lucido. A me non piacciono quegli eyeliner troppo troppo lucidi ma neanche troppo opachi, perché con il passare del tempo durante la giornata vanno a spegnersi, mentre in questo modo secondo me va a catturare la luce, però si vede che è nero nero. Troviamo poi loro, che sono le Casual Ink Artist. Vi faccio vedere questa che l'ho già aperta. Questa qua è la numero 8, Ganjo Blu. Come vedete è proprio una matita, una casual, che può essere utilizzata anche su tutto l'occhio, come dicevo prima, per andare a creare tipo gli eyeliner grafici. È molto molto bella, e anche questa super scrivente e dal colore pieno. Questo blu è bellissimo. Poi c'è questa, la 09 Nippon Noir, che è un semplice nero, il classico nero, però guardate che bello. Ha una mina veramente morbida anche qua. E dal lato esterno troviamo un applicatore, anche qua a spugnetta, per andare a sfumare il colore prima che si asciughi. Poi abbiamo Birodo Green 06, che è un verde che in questo periodo è qualcosa di pauroso. Raga, questo verde è bellissimo, ve lo faccio vedere a colore pieno perché questo merita, guardate. Poi c'è Tea House 01, che è un marrone classico. Poi c'è la 03 Rose Pagoda. Questo, ragazzi, sono felicissima di averlo perché non avevo una casual rossa. Questo è un bellissimo rosso e per fare la base sugli occhi mi serviva un rosso del genere, veramente bello. Poi abbiamo la 07 Sumi Sky, un altro blu, anzi questo è un po' più azzurro. Mamma mia, guardate, teal, proprio teal, bellissimo. Sempre nelle texture inks invece troviamo questi, che sono i Lacquer Ink Lip Shine. Questo è il numero 301 Lilac Strobe. Come vedete prende un sacco di colore ed è super scrivente il prodotto al suo interno. Questo invece si chiama Plexi Pink 302. È sempre un rosa, però un po' più corallo. Poi abbiamo un bel rosso power, Techno Red 304. Guardate, il rosso Shiseido. Sempre per le amanti del rosso abbiamo il 305 Red Flicker. Questo è un rosso un po' più corallo, però sempre scriventissimo. 308 Patent Plum. Plum è bellissimo, me lo vedrete usare tantissimo, quindi d'ora in poi se mi vedete questo colore sapete che è lui. 310 Oni Flash. Cosa ve lo dico a fare? Cioè, stiamo scherzando? Passiamo ora alla Texture Powders, la mia preferita perché riguarda anche i prodotti labbra. Ti parto da loro, che sono i Modern Matte Powder, proprio lo dice la parola stessa del prodotto. Questo è un rossetto matte a lunga durata, ha un effetto vellutato sulle labbra, impercettibile, e un colore super super pieno. Questo è il pack esterno del prodotto, vi prendo il 521 che si chiama Nocturnal, ed è bellissimo, ve lo swatcho subitissimo. Guardate la scrivenza, autunno proprio. La chiusura è magnetica, fino a che non si toccheranno le due striscioline rosse lui non si chiuderà, ed è magnetica, bellissima. Ci sono un sacco di tonalità, ovviamente vi faccio vedere quelle che mi hanno mandato, poi sul sito potete vedere tutte le tonalità presenti e acquistabili, ecco. Questa è la 503 Nude Streak. Guardate, il nude per eccellenza, che secondo me sta benissimo anche con questo sfondo. Questo è il 515 Melodrama. A prima vista sembra molto simile all'altro, invece è un po' più rosso come vedete. Questo si chiama invece Flame 509, per tutte le amanti dei rossi aranciati in primavera
estate, perché no anche inverno, autunno, cioè nel senso ognuno si colora le labbra come meglio vuole, crede. Sempre nelle texture powders troviamo anche un prodotto viso, questo qua è il blush, questo si chiama Blush Minimalist Whipped Powder, il numero che vi andrò a far vedere è lo 06. Questo è il packaging del prodotto, all'interno, aprendolo, troviamo il tappino che protegge il prodotto e il prodotto. Non so se si può notare bene il prodotto, sembra una crema, direte, ma perché nella texture powder? Una volta che lo toccate sembra veramente una cosa stranissima, sembra di toccare lo slime, non so se avete presente la texture dello slime. Però una volta che lo andiamo ad applicare, guardate quanto ne ho preso, adesso vi faccio vedere. Una volta applicato, come si sfuma e come diventa. Cioè, diventa una polvere. In 3 secondi io ho applicato il blush, l'ho sfumato ed è diventata una polvere. Mentre per gli amanti dei blush in polvere, sempre appunto della texture powders, troviamo i Shiseido Inner Glow Cheek Powder o Blush Inner Glow Powder, insomma. Io ho questi 3, il primo che vi faccio vedere è Twilight Hour, numero 02, e guardate la scrivenza, è un blush. Questo invece è lo 07 Cocoa Dusk, anche qua lo specchio, e può essere utilizzato come cialda da contouring. Infatti guardate quanto è scura sulla mia mano, bianchissima, io la utilizzerò proprio come terra. E per ultimo abbiamo Inner Light, numero 1. Possiamo utilizzarlo proprio come illuminante, adesso vi faccio vedere perché. Guardate, guardate quanto brilla sul mio polso. Questo infatti lo andrò ad utilizzare come punto luce dopo nel make up. Sempre nella texture powders, come unboxing vi faccio vedere queste 3 palette. Queste qua sono le Essentialist Eye Palette. Con queste potete andare a creare un look occhi completo, perché abbiamo diversi colori per palette. Quindi se vi piacciono i colori da tutti i giorni, potete optare per questa che è la 02. Infatti abbiamo un marroncino, abbiamo 2 grigi e uno chiaro per andare a illuminare. Questo qua ragazzi è qualcosa di favoloso, cioè guardate quanto scrive, è bellissimo, bellissimo. Questo invece è un po' più per le notturne, nightlife, infatti è la 04, abbiamo un nero, un blu opaco, un grigio tendente al verdino, è molto strano, ha tipo un sottotono verde oro, e un bianco gesso però sempre luminoso per andare a creare un punto luce. Mentre per le più bon tono, per le amanti dei rosa, questa è la 06. Abbiamo un marrone scurissimo, quasi color caffè, un malva, un grigino però tendente al rosa, un po' scimmerino, e un colore più chiaro, un rosino più chiaro, matte però senza pagliuzze, colorato al suo interno. Questa è bellissima. Passiamo invece alla texture dupe. Qua vi faccio vedere la Aura Dupe Face Eyes and Lips, numero 02 Solar. Questo è un prodotto multiuso che va a illuminare la pelle, cattura la luce e dura fino a 12 ore. Sempre lo stesso pack simile a quello del blush, solo che qui troviamo una cialda un po' a cupola, veramente carina, con una texture veramente particolare. È tipo una, è come se fosse una cialda in polvere umida pressata. Ve la faccio vedere qua, guardate quanto è illuminante, veramente bella. Non riesco a capire com'è fatta la cialda, è particolarissima, guardate quanta luce cattura anche una volta applicata. Io direi di iniziare con il make up, dato che adesso vi ho fatto vedere tutto l'unboxing. Volevate una full face matte o glow? Il 64% di voi ha scelto matte, non so perché, però va bene, è strano che vi piaccia un look, total look matte. Poi vi ho chiesto, dato che partirò dagli occhi, uso una palette occhi o una casual su tutto l'occhio? L'80% di voi ha votato palette. Vi ho chiesto, se hai scelto palette occhi, quale tra queste? La risposta media era nel mezzo, ma più verso la rosa, insomma, diciamo quella un po' più rosata. Ovviamente utilizzerò i loro pennelli, i pennelli che vi farò vedere sono qualcosa di strepitoso. Questo qua è Yanehake Precision Eye Brush, ho cercato di leggerlo in modalità giapponese. Guardate quanto è bello questo pennello, è bellissimo. Cioè, dai, l'ombretto qua sotto, io utilizzo spesso i pennelli piatti fatti così per andare a sfumare qua sotto. Mentre per la sfumatura e l'applicazione dell'ombretto utilizzerò il Naname Fude Multi Eye Brush. Questo è il Naname Fude, stesso pack esterno con il pennello, mi piace che ci sia questo scalino, insomma questo contorno dove poi esce il pelo del pennello stesso, super morbido. E non è totalmente dritto, è leggermente tagliato. Marufude Multi Face Brush, quindi dopo per andare ad applicare
Le powders su tutto il visage abbiamo questo Ohasu Fude, il foundation brush. Per andare un attimo a uniformare il correttore qua che si sta dividendo a furia di parlare. Sembra di utilizzare una spugnetta. Siete pronti per la bomba? Io non penso voi siete pronti, però ve lo faccio vedere lo stesso. Questo è il Daiya Fude Face Duo. Pam, pa, pa, pa. Guardate quanto è bello questo pennello. È la fine del mondo. Con questo potete applicarci le polveri, il fondotinta, cioè veramente come volete usarlo usatelo. Guardate come è stato tagliato, come sono state tagliate poi le setole. E c'è una chicca dall'altro lato per aiutarvi nell'applicazione di, non lo so, anche dell'illuminante o anche del correttore. Abbiamo un gel racchiuso in questa pallina. Infatti bisogna fare molta attenzione a non strapparla, a non tirarla troppo e a non bucarla, perché è come vedete, un applicatore morbidissimo. Io penso lo utilizzerò anche come antistress. Questa è stata una genialata. Shiseido, le mie più sentite congratulazioni per la creazione di questo pennello, perché diventerà il mio migliore amico. Ecco, tipo qua. Anche per l'applicazione del correttore come base sull'occhio, non va a schiacciare troppo l'occhio, non va a dar fastidio. Cioè, raga, è bellissimo. Per prima cosa vado ad applicare questo nella piega. Quindi utilizzo il pennello, quello da sfumatura obliquo, e vado ad applicare questo colore. Inizio con poco perché voglio proprio vedere quanto scrive. Bellissimo, adoro. Non so se riuscite a vedere la sfumatura che si è creata, sia grazie alla texture proprio powders della palette. No, è bellissimo che ha il pennello. Sto facendo veramente zero fatica per l'applicazione. Non so se vi capita quando andate ad applicare l'ombretto e poi andate a sfumarlo, fate fatica a sfumare la parte dove l'avete applicato per primo, perché si è magari sedimentato troppo il pigmento e quindi non riuscite più a sfumarlo. Guardate qua che lo sto sfumando come niente. Ok, dopo aver creato questa ombreggiatura nella piega dell'occhio, con lo stesso pennello, visto che è angolato, utilizzerò solo la parte della punta e vado ad applicare il colore un po' più scuro, quindi così, solo nella parte esterna creando una V, quindi vado a fare questa cosa solo qua, per andare ad intensificare solo la parte esterna. No vabbè, ma vedete la scrivenza? Adesso vado ad utilizzare questo pennello qui e vado a prelevare questo color caffè in questo modo. E vado a creare una linea sfumata, come se stessi facendo una linea d'eyeliner. Basta che appoggiate il pennello e voilà, ed è fatta. Ah, ecco un'altra cosa, non sta facendo fallout, nessun prodotto. Quindi vado ad applicare lo stesso color caffè mischiato a quest'altro anche nella parte inferiore, però esterna, non vado fino alla fine. Picchietto e basta, cioè via. Bellissimo. Guardate che occhio da gatta. Torno ad utilizzare questo pennello qua e utilizzo l'ultimo colore che ancora non abbiamo messo e lo vado a mettere qui. Adesso procedo con l'applicazione del mascara e utilizzo il mascara Imperial Lash Mascara Ink, questo qua, e voilà, ecco qua gli occhi finiti. Adesso passiamo al viso. Vi ho chiesto, devo usare un rossetto in stick o uno semi gloss del colore pieno? Avete votato stick 58%. Se hai scelto il rossetto stick, lo uso dal finish matte o gel? E voi avete votato, l'81% di voi, matte. Quindi oggi il tema è powders. Vi ho chiesto appunto quale colore di rossetto stick matte e voi avete scelto un mix tra il marrone scuro e il rosso. Io sceglierei o il 521 Nocturnal oppure il 503 Nude Streak, perché voglio troppo provare come mi sta. Però prima di applicare il rossetto ovviamente andiamo a fare la nostra base viso. Andiamo a prendere gli Inner Glow Cheek Powder, che sono sempre nella Texture Powders. Andrei subito di terra, questo qua è il Cocoa Dusk numero 07. Direi di utilizzare questo pennello qua, come vedete io l'ho già prelevato dalla cialda. Raga, scrive tantissimo, vado a scaricare il prodotto e vado... Oh, è perfetto per il mio viso. E vado ad applicarlo proprio qua.
verso l'alto, quindi vado a fare proprio una C anche di qua. Guardate quanto è bello, guardate come si sfuma bene. Vado sempre a utilizzare appunto l'Inner Glow Cheek Powder Twilight Hour 02, quello che vi ho fatto vedere prima. Quindi vado ad applicarlo qua, che carino, oddio. Adesso vado ad applicare l'illuminante, questo qua è lo 01 Inner Light. Guardate che bello, adoro. No vabbè, è bellissimo. Lo so che avevate votato un trucco matte, raga, ma non potete non farmi mettere un po' di illuminante, vi prego, vi prego. Oddio! No, vabbè, bellissimo. Bellissimo questo. È super glow naturale. Partiamo con quello meno probabile, il Nude Streak 503. Dico meno probabile perché sicuramente su di me con il mio incarnato non so se sta bene. Invece sì, invece è bellissimo, sì, ovvio, non sta bene con il colore del make-up degli occhi perché sono completamente diversi, però è veramente bello, però lo vado a togliere e vado a mettere l'altro. Quindi procedo con l'applicazione di Nocturnal. È il mio, sì, sì, è il mio, adoro, Kim Possible. Ragazzi, il rossetto è bellissimo, mi piace tantissimo, mi sento super figa anche nel parlare. Assurdo come una persona cambia espressività, cambia anche modo di parlare dopo che è truccata, perché non lo so, io noto che cambia un sacco questa cosa e mi fa sentire più bella, cioè il make-up è questo per me, sentirmi ancora più bella, più self-confident, più... È bellissima questa cosa. Fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere quale delle texture che vi ho mostrato vi piace di più e quali prodotti della Texture Powders vi sono piaciuti, perché è quella che abbiamo utilizzato oggi per la maggior parte del look, insomma, Total Look Powders. Spero vi sia piaciuto il video, se così fosse lasciatemi un bel mi piace, nell'info box ovviamente come sempre vi lascio tutti i link al sito di Shiseido a dove reperire questi trucchi, dove reperire questa linea di make-up e i pennelli. Se vi è piaciuto questo tipo di video fatemelo sapere nei commenti scrivendomi se vogliamo altri video sondaggi, così procederò con la creazione di altri video con i vostri sondaggi. Questo era tutto, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato fino a qua e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!